Oggi, 25 aprile, è la quarta domenica di Pasqua. La parabola narrata dal Vangelo di oggi porta un messaggio vivace e coinvolgente che scatena discussioni attorno a Gesù. La figura del pastore non è nuova. Molti testi dell'Antico Testamento lo evocano. Soprattutto parlano dei malvagi pastori di Israele, che si sono ingozzati di ricchezze senza prendersi cura delle pecore, causando così la dispersione del gregge. Al contrario, i profeti parlano del volto di un Dio che diventa pastore buono per un popolo disperso, lo raduna, gli dà un posto dove riposare, lo fa fruttificare, poi lo affida a degni pastori, perché le pecore non abbiano più paura e nessuna di loro si perda. Questa terra profetizzata, dove il gregge può riposare, sembra la terra promessa, simbolo di uno spazio vitale offerto da Dio che l'umanità deve trovare e custodire per sé e per il futuro del gregge. I testi dell'Antico Testamento insistono sulla misericordia di Dio, che è attento tanto alla pecora debole quanto a quella grassa. Riporta indietro la pecora smarrita, guarisce la ferita, rafforza i deboli, veglia sui sani. Senza dubbio, il peggio che può capitare al gregge è di essere consegnato a cattivi pastori o essere lasciato senza pastore. Il Vangelo, la buona notizia, è che questo abbandono non avverrà perché avremo un buon pastore, Gesù. I farisei, di origine ebraica e abituati all'Antico Testamento, fanno orecchie da mercante, ma avevano tutti gli elementi per capire la parabola. È Gesù questo pastore. E Gesù lo confermerà più avanti dicendo: Io sono il buon pastore. Ma inaspettatamente prima dice: Io sono la porta. Gesù, quando raccontava questa parabola, probabilmente era vicino all'ingresso del tempio. E questo episodio si svolse tra la festa ebraica delle capanne e quella della dedicazione del tempio. Il contesto del luogo e del tempo in cui queste parole sono collocate è importante. L'Antico Testamento associava la festa delle capanne all'esodo dall'Egitto. Le capanne erano erette durante questa festa e ricordavano la fiducia che il popolo riponeva in Dio, che lo aveva condotto in un cammino di liberazione. Dicendo io sono la porta, in questo contesto della memoria dell'Esodo, Gesù suggerisce di essere l'unica via per la libertà. Questa esperienza del popolo di Israele nelle tende del deserto, esperienza di liberazione, è in Gesù che ora ogni uomo è chiamato a viverla. La festa della dedicazione, invece, ricordava la celebrazione della purificazione e consacrazione del Tempio dopo la distruzione subita sotto Antioco Epifane. Nel Sancta Sanctorum del Tempio, la parte più sacra, ai giorni di Salomone veniva venerata l'Arca di Dio. Qui Gesù indica con la porta la funzione più importante del Tempio. La porta del Tempio permetteva l'accesso a Dio, l'incontro con Lui. Gesù è la porta. In altre parole, Gesù rivela di essere il nuovo Tempio di Dio, la via per entrare in comunicazione con il Padre Celeste. La porta, quindi, non è solo quella del recinto dove il pastore ripara le pecore.
è la porta che conduce a Dio, il Padre, e alla libertà. Gesù è quella porta. Solo attraverso di Lui possiamo passare per trovare la via della salvezza e della vita in abbondanza. Se l'ovile, di cui Gesù è la porta, simboleggiasse l'ingresso nella nuova terra promessa, la tentazione sarebbe quella di pensare di entrarvi definitivamente e, una volta entrati, restare a godere per sempre di questa bellezza. Ma ecco che nel Vangelo di oggi c'è una nuova sorpresa. Il pastore porta le pecore fuori dal recinto. Certamente la terra promessa è ora aperta e la vita è data per sempre a coloro che credono in Gesù. Ma nell'immagine della parabola non si può restare per sempre dentro l'ovile. Essi sono chiamati, come fa il pastore, ad andare e venire da questo luogo dove prendono forza per andare verso l'esterno. Per il gregge guidato da Gesù, la promessa non è di rintanarsi in un luogo tranquillo per stare solo con Dio. Nemmeno nel Tempio, di cui Gesù è la porta, ci si può rintanare, ma bisogna andare e portare a tutti la gioia di questo incontro, la bellezza di questa comunione. La porta del Tempio che Gesù ha aperto si apre verso il mondo per portare il mondo a Dio e Dio al mondo. È quello che Papa Francesco dice spesso, parlando di una Chiesa in uscita, di una Chiesa che non si rintana e non si chiude. Gesù è la porta verso Dio e verso i fratelli.